Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, siamo con Monsignor Domenico Mogavero, oggi incontro con i candidati a sindaco per la città di Mazara del Vallo, un incontro per crescere in legalità e in socialità. Da cosa nasce l'idea di questo incontro? Ma nasce dalla volontà di essere presenti come comunità ecclesiale in un momento che è di partecipazione democratica, per dare anche noi l'apporto della nostra specificità al dibattito civico e civile e offrire anche delle proposte che possano eventualmente integrare il programma dei candidati sindaci. Come è andato e che risposte ha avuto dai candidati sindaci che sono intervenuti? Ma l'incontro è andato molto bene, sia per la partecipazione, ne abbiamo avuto 4 di candidati su 7, sia anche per la partecipazione della cittadinanza. L'accoglienza è stata buona, nel senso che abbiamo trovato una disponibilità totale sul complesso delle 10 proposte fatte. Ovviamente questo è un primo approccio, poi l'accettazione concreta e la verifica di quanto questo possa trovare spazio e realizzazione nell'attività della nuova giunta la verificheremo man mano. Quali prospettive per il rapporto tra Chiesa e politica? Ma la prospettiva di un reciproco rispetto per parte nostra, sempre il rispetto della laicità delle istituzioni pubbliche. Io dico che secondo il mio punto di vista, che non è un punto di vista solo privato e personale, le istituzioni non hanno colore, perché le istituzioni sono il perno della democrazia, e quindi attraverso la competizione elettorale c'è la scelta degli uomini e dei programmi, ma poi il sindaco eletto, la giunta e il consiglio comunale sono di tutti e sono per tutti.